Al Grande Fratello VIP l'atmosfera rischia di farsi bollente tra i più giovani ospiti della casa, vedi il pericoloso avvicinamento di Asia Nuccetelli ad Andrea Adamante. La figlia di Antonella Mosetti non sta affatto nascondendo il suo attaccamento nei confronti del tronista e alcune manifestazioni di affetto non sono passate inosservate. Così, il settimanale Nuovo è andato a intervistare Giulia De Lellis, la fidanzata di Andrea che si è legata a lui grazie a Uomini e Donne. A sorpresa, Giulia non appare affatto preoccupata dalla possibile rivale, anche se non le risparmia una frecciatina. È una delle tante bambine che gli corrono dietro. La capisco, perché se io non fossi la sua fidanzata, cercherei di conoscerlo e di conquistarlo. Quindi figurarsi una ragazzina che se lo trova davanti ogni giorno. Lei cerca in tutti i modi di attaccarsi a lui. Ma io so quello che Andrea sta pensando mentre guarda lei. In effetti, la De Lellis non ha torto a fidarsi ciecamente del compagno. Damante ha già dato prova del suo scarso interessamento nei confronti della Nuccetelli, arrivando addirittura a respingerla stizzito. Il tronista non ha gradito un gesto troppo confidenziale da parte di Asia. Non accarezzarmi, le ha detto mentre stavano chiacchierando sul divano, ti assicuro che a Giulia non piacerebbe. Sembra dunque che la De Lellis possa dormire sonni tranquilli. Lei stessa, nell'intervista, ha continuato. Mi limito a dire che non è il suo tipo. Anche se dovesse scoprire qualcosa di più in lei, non è la ragazza giusta per lui. Però mai dire mai, poi magari salta fuori che la Nuccetelli è diversa da come se l'aspettava. Sul fatto che Andrea abbia salvato proprio la Mosetti e la figlia dall'eliminazione, Giulia commenta così. È normale che l'abbia fatto visto che ha trascorso tutti i suoi giorni in loro compagnia. Che doveva fare Andrea? Avrei reagito anche io nello stesso modo. Nei giorni scorsi era peraltro uscita la notizia di una possibile gravidanza di Giulia, annunciata dallo stesso Damante ai compagni del GF VIP. Lei non ha confermato né smentito nella seconda puntata serale. Il loro amore, in ogni caso, non sembra essere minimamente scalfito dalla lontananza. Con lui mi è successa una cosa strana che non si aspettava nessuno, io per prima. Non riesco ad essere gelosa di lui, perché so in che modo guarda le altre donne e guarda me. Io ho qualcosa in più, lui l'ha scoperto frequentandomi in questi mesi e gli è piaciuto, per cui sono assolutamente serena. Che se ne frega.